Ciao, oggi vi parlo di un titolo semplicissimo da prendere e collaborativo, ma che assegnerà la vittoria a un solo giocatore al tavolo. Vi parlo di questo Splito, gioco di Lucremonde e Romaric Gallonier per 3-8 giocatori, una durata a partita di circa 15 minuti ed edito in Italia da Studio Supernova. Io sono Teo e queste sono Recensioni Minute. Recensioni Minute! Inizio partita sono messe al centro del tavolo una carta obiettivo con la stella e una con la luna, dopodiché sono distribuite 13 carte a ciascun giocatore. Nel proprio turno un giocatore sceglierà liberamente una tra le carte che ha in mano da giocare o alla sua destra o alla sua sinistra. Queste zone saranno condivise con i giocatori a fianco, ad esempio o potrei decidere di prendere questa carta da giocare a sinistra. Quando tutti i giocatori sono pronti si rivelano contemporaneamente le carte, ad esempio il giocatore alla mia destra ha giocato questo obiettivo che dice nessuna carta di valore 5, mentre io ho giocato con il giocatore alla mia sinistra un obiettivo che dice almeno una carta in ciascuno di questi tre colori. Una volta che tutte le carte sono state scoperte, si passa tutto il mazzetto al giocatore a sinistra e si ricevono quindi 12 carte dal giocatore alla propria destra. Guardando un po' le carte che ho in mano, decido di giocare una seconda carta obiettivo sempre nella mia zona a sinistra. Il giocatore alla mia destra decide invece di giocare una carta in questo punto. Anche il giocatore alla mia sinistra giocherà una carta in questa zona. Quando tutti sono pronti, le carte vengono come prima rivelate. Si passano quindi le carte rimanenti al giocatore a sinistra, ricevendone a questo punto 11 da quello a destra. Si continuano quindi a giocare a carte alla propria sinistra o alla propria destra fino a quando non si termina il 13° turno. È il momento di fare i punti. Innanzitutto assegniamo questi due obiettivi centrali. Ipotizziamo che più carte rosa che in qualsiasi altra zona l'abbia vinto questa coppia di giocatori con le loro 4 carte rosa, mentre ipotizziamo che più 4 che in qualsiasi altra zona, purtroppo questi ne hanno 4 ma un'altra coppia ne ha 5, ok, va un'altra coppia. Ora ciascun giocatore dovrà contare i punti alla propria destra e i punti alla propria sinistra, valutando se gli obiettivi sono stati centrati. Nessuna carta di valore 1, ok, centrato per un punto. Nessuna carta di valore 5, benissimo, centrato per un altro punto. E nessuna carta di valore 2. Esattamente 2 carte di valore 3 le abbiamo, quindi in questo caso sono 2 punti. Una carta in ciascuno di questi tre colori centrato, mentre esattamente 4 colori differenti non è centrato, poiché ne abbiamo 5, quindi questa viene scartata. Il punteggio pertanto di questo giocatore è il prodotto fra i due valori, quindi 6 per 10, 60 punti. Si esegue pertanto il conteggio per tutti i giocatori al tavolo e neanche da dire chi ha il totale più alto è dichiarato il vincitore. Come avete visto il gioco è davvero semplicissimo da apprendere, tanto che quello che vi ho appena mostrato potrebbe essere considerato il vero e proprio video tutorial. Come avrete intuito però ci sono un po' di cose da tenere presente, ad esempio ci sono obiettivi che si possono combinare fra di loro, mentre ne portate a casa uno riuscite a completare anche gli altri. Banalmente quelli che vi chiedono di non avere nessuna carta di valore 5 sono molto comodi perché mentre fate gli altri obiettivi evitate di giocare le carte numero 5, ma tutte le altre saranno valide. La seconda cosa però da tenere presente è di non considerare solamente uno dei vostri due lati. È vero che la tentazione è forte di massimizzare questo lato, per esempio il lato destro, continuare a buttare obiettivi, incastrarli con il vostro compare alla vostra destra e fare magari anche 20-25 punti da questo lato. Ma se dall'altra parte ne avete fatti solo due, 25 per 2 portano a casa 50 punti. Vi faccio notare invece che un 8 e 8 ne portano a casa 64. Diciamo quindi che in un mondo fatato voi dovreste riuscire a convincere i vostri giocatori alla destra e alla sinistra a giocare carte solo nelle zone in comune con voi e evitare di giocare carte nelle altre zone, in modo tale che le vostre zone siano belle e corpose e moltiplicate fra loro valgano un sacco di punti. Chiaramente così non è, quindi nasce tutta una parte un po' diplomatica, un cercare di consegnare informazioni all'avversario, cercare di dedurre che cosa giocherà l'altro, magari anche nelle carte che passate cercate di lasciare un qualcosa che sia palese che volete mettere in quella zona del tavolo, che non sia distruttivo. Insomma, dovete cercare di parlare con i vostri compagni di tavolo, ma ovviamente il gioco vi vieta di parlare delle carte che avete e delle carte che state giocando. Inevitabilmente questo comporta che alcuni obiettivi non saranno centrati, perché magari entrambi stiamo pensando di giocare quella carta, oppure entrambi non giochiamo quella carta perché sta per giocarla l'avversario e di fatto alla fine della partita nessuno l'ha giocata, perché magari vi dimenticate un obiettivo che l'avversario ha giocato e vi ha passato le carte, ok sì, non prendo adesso la carta nera perché la gioco da quella parte e poi non ci sono più carte nere per il resto della partita. Insomma, questa cosa fa parte del gioco, sappiate che in tutte le zone ci saranno degli obiettivi magari non centrati e quindi tutto quanto si bilancia bene.
Vi segnalo comunque che è prevista anche una modalità a due giocatori che prevede di giocare con due zone franche a fianco, quindi non giocherete carte con il vostro avversario, ma in due zone con due bot che di fatto non giocheranno carte, saranno solamente lì. Quindi in totale, anziché 13 carte, ne giocherete 26. Diventa quindi una gara di ottimizzazione punteggio. Personalmente preferisco più quando ci sono almeno 4-5 giocatori al tavolo per creare questa dinamica al tavolo di conversazione non verbale e tensione e magari qualche piccolo insulto. Direi quindi che questo split mi ha decisamente convinto e vi invito sicuramente a fare una partita. Questi 15 minuti sono verosimili anche se siete alla vostra prima volta. Gli obiettivi sono molto intuitivi, sono molto facili da riconoscere, quindi niente, fatemi sapere se fate una partita, com'è andata. Con questo vi saluto, ciao e alla prossima! Devo dire che mi piacciono sempre molto questi giochi in cui devi convincere gli avversari a giocare per te, in sostanza, che c'è questa collaborazione, ma tu stai facendo anche un'altra collaborazione in contemporanea, come se facessi il doppio gioco, ma tutto in tavola. Mi dà una bella tensione al tavolo e una bella sensazione anche di voler rigiocare spesso le partite. Vi dico anche, l'ho giocato con gruppi diversi e si assestano anche in maniera diverse le cose, appunto si riescono anche ad appianare un po' di divergenze al tavolo. Magari ti gioco questa carta in modo che ti faccio capire che dai, qua facciamo un bel gruzzolone, poi magari ti faccio il tradimento e gioco tutte le carte dall'altra parte. Insomma, si possono creare delle cose molto simpatiche. Con questo ricordate che in descrizione trovate i link per iscrivervi al mio canale Telegram, avete anche dei metodi per supportare direttamente il canale e se avete trovato interessante questo gioco e non lo conoscevate potreste offrirmi un caffè utilizzando il link per Tipeee. Ciao ne!